Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Looney Tunes Back in Action. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Dunque, la scelta di questo gioco. Come avete visto ormai dalle serie passate, stavamo facendo un po' tante volte Nickelodeon e abbiamo fatto un bel po' di volte, tante bel po' di volte, la Disney, per non parlare della DreamWorks. E allora mi sono detto, perché non passare a qualcun altro? Perché non andare ancora una volta dalla concorrenza? E quale concorrenza era rimasta? La Dingo Picture? No, ovviamente. Andiamo alla Warner Bros. Andiamo dai Looney Tunes. Io di questo film non mi ricordo assolutamente nulla. L'avrò visto uno o due volte in televisione, tra l'altro. Ma si parla di anni fa. E ancora di più di questo gioco assolutamente non so nulla. Pensando a quale film o gioco potessi fare, mi è ritornato in mente gli Looney Tunes. E ho detto, ok, aspetta, un gioco della PS2 c'era dei Looney Tunes. Anche più di uno. E appunto l'unico ricordo che ho di questo gioco è quando è uscito, appunto, post film, ovviamente. Quindi iniziamo una nuova partita. Ma quanto è veloce sta scimmia? Io credo che sia l'emulatore a farla andare così, eh. Non penso che su PS2 andasse con questa velocità, eh. Chissà se tra l'altro è uguale al film. Spero non ci siano scene del film, sai, vorrei non censurarle. Questo il mondo intero sarà ai miei piedi. State a guardare come vi trasformo in schiavi scimmieschi. Userò questo, il magico diamante della scimmia blu. Purtroppo per te, qui entro in scena io, malfattore. Preparati a sopportare la furia castigatrice dei miei enormi muscoli di lampice e panzo. Le ragazze li adorano. Aspetta! Fermo! Come sarebbe a dire fermo? Non volete vedere la mia furia castigatrice? È castigatrice davvero? Daffy, temo che tu non sia adatto per i film d'azione. Ma come? Beh, sappiamo quanto valgono 65 anni di onorato servizio in questa città. Grazie mille, signor supporto morale. Per mille carote, che favola, mi piace! E pensare che ho dato fondo ai miei risparmi per questo diamante di scena. $5 al Monte dei Pegni. Ma questo è il diamante della scimmia blu. D'accordo, forse non ha un design originale, ma... Hai detto vero! È quello vero! Finalmente l'ho trovato! Io... Sono ma porca miseria! Presidente delle industrie Acme! Ho iniziato acquisendo il controllo degli studios che avevano infamato il buon nome della mia società. Ed ora, grazie a questo diamante, posso trasformare chiunque in una scimmia e conquistare il mondo! A cominciare da voi due! Un produttore di Hollywood che è segretamente malvagio. Dovremmo esserne fortunati. Che novità! No, ma non è male la trovata della maschera. E pensa poi è arrivata la scimmia. Eh? Beh... Questo imprevisto non era in programma. Oh no, è andato via. Diamantone, diamantone. Sì, è pericoloso nelle mani sbagliate. Allora che ne dici? Ti va di salvare il mondo? Mondo coniglio, quel coso vale una fortunissima. No. Ti prego, torna indietro, piccola eternità di sicurezza economica assoluta. Qualcuno ha detto sicu. Prendili, andali. Dio mio. Allora, hai il tuo diamante, prendilo. Allora, posso già immaginare le cassette delle lettere Acme sono dappertutto. Sono dei checkpoint. Allora, con quadrato colpiamo. Con cerchio niente. Qui non possiamo fare cambi. Con triangolo facciamo cambi e con la X ovviamente saltiamo e... Daphne fa il salto allungato. R2, L2, R1, R1. Ok, con R1 ci abbassiamo. Vediamo le casse. Soldi. E anche un premio. Ci deve essere un premio per chi recupera 20 statuette Michigan J. Frog in ogni livello. Porca miseria, 20 statue. E già mi ha risposto a due cose. Uno, questo gioco ha i collezionabili. E due, è a livelli. Gli integratori sono a base di carote.
Seconda cosa a cui stavo pensando: questo gioco non è molto probabilmente basato sul film a modo suo. Ecco fatto, siamo passati, prendiamo tutte le statue, prendiamo i checkpoint, perfetto. Ah, ma la Frog, ho capito a cosa si riferisce. È la rana del corto animato, quello del Hello my baby, hello my honey, hello my red time girl. Come se non lo conoscessi, d'altronde. Ogni moneta vale 5, giusto? Sì. I soldi, secondo voi, serviranno a potenziamenti o semplicemente al collezionismo più pazzerello del gioco? Io intanto non mi tiro... Aia, non mi tiro indietro e proseguo. Aspetta. Ecco, vedi cosa succede a girare tutta la mappa per bene? Io intanto proseguo. Onestamente, non lo so se avrei preferito un gioco basato sul film o, appunto, come in questo caso, un gioco, diciamo... la scimmia! Un gioco originale, un gioco a sé stante. In ogni caso non mi posso dire certo deluso. Oh, hai raccolto 20 semi per uccelli, per acme, vedrai, per un attimo bip bip. Cioè, scusami, vi devo mettere a raccogliere i semi per farla apparire un secondo? Fa la comparsata, scusa. Ok, di qua non c'è nulla. E aggiungo un'altra cosa. So che non c'entra assolutamente nulla, ma sentire Daffy parlare mi ricorda tantissimo Sharkelle. E se qualcuno si chiede il perché, andate sul suo canale a scoprirlo. Comunque devo dire, modelli davvero ben fatti. Anche il livello non è poligonale, è tutto fatto per bene, anche i modelli delle macchie. Oh, sono contento della mia scelta per oggi. Cosa devo fare? Ma dai! Come fa a essere più lento di noi? Colpisci la scimmia 3 volte. Ok, ma se prima mi facessi un giro per attaccare premi quadrato, chi l'avrebbe mai detto? Pensa un po'. Ok, quindi le carote ovviamente sono i nostri integratori e sono le nostre cure. Ma scusami un attimo, ma io prendo gli oggetti anche prima di rompere la cassa? Ecco qua, grazie. Se andiamo dal tizio... Accidenti, i tizi del cinema sono proprio nani. Credevo che tu volessi diventare un campione. Ok, i tizi si stordiscono solamente. E quindi le fotografie ci fanno del male. Aia, ma domanda. Ok, no, per un attimo ci ho voluto credere, però... Posso dire che ci sta che Daffy sia così molesto da saltare sopra le macchine? Ma dai! Sono battute che ovviamente un bambino non potrebbe comprendere per bene. Però da adulto, madonna mia, le comprendi tutte. Allora, ma quindi davvero io prendo i soldi prima? Eh sì, li prendo prima ancora di rompere le casse. Oh, ah, ma aspetta. Come mai mi ha fatto l'azione della cassa mentre ci saltavo su? Vabbè, guarda, non lo so. E vedi, guarda qua, su alcune casse ti fanno rimbalzare. Vabbè, non importa, grazie. Vedi, ancora. Vabbè, amen. Sono ricco. Può mangiare lui. Ma io posso fare cambio? Niente cambi qui, Daffy. No, niente a quanto pare. Qui non possiamo fare cambi. Ho capito, Daffy, riprova più tardi. Dove è andata la scimmia? Eccola là, l'ho trovata. Vabbè, io intanto finisco di farmi il mio giretto, poi ci pensiamo. Ehi, voi due, che fate? Oh, la legge dalla mia papà parte è un di istintivo sul papello. Aia! Tanto è inutile. Ma te che palle, Speedy Gonzales, mi sta ammazzando. A questo punto mi farei un bello spunto. Eh beh, quello anch'io. La mia vera domanda è: come faccio a salire fin là sopra io? Taccagni. Oh, si rompe tutto in questo gioco. Fantastico. Credo sia andata di là. Perfetto. Nonna, dov'è finita la scimmia? Non vedo, c'è il muro. Nonnina. Oh, cielo, è tutta colpa mia, lo so. Torneremo in un attimo. Tutta colpa sua di cosa? È scappata? Per quello intendeva che era colpa sua?
Grazie, ma ecco, giusto per curiosità. Ok, no, in ogni livello non c'è un massimo di soldi. Puoi solamente andare, prenderli e fine. Mi vuoi morto? Dove è andata? Ma... Ah, ma è pure tempo. Ma no, ma scusami. E io giravo per i fatti miei. Vabbè, adesso vado e la meno. Ma scusami. E io ho dato per scontato. Ho detto, vabbè, finisco di farmi il giro. Hai il tuo diamante, prendi. Ah, proprio dal capo! Proprio da zero! I Kellogg's, Dio mio! No, aspetta, scusami. Ok, no, i soldi ce li ho ancora. Ok, quindi eventualmente morissimo, tra virgolette, o ci dovessimo rifare il livello da capo, comunque puoi farmarti i soldi per qualunque cosa servano, però. Eccola lì la scimmia, adesso vado e la meno, senza farmi investire, ovviamente. Fermali tu! Adesso ti t'ammazzo, padellate in faccia! Fermali! Fermati! Porca... Dove va? Dove va? Dove va? La scimmia torna subito qui! Porca miseria! Ho preso la persona sbagliata! Ma porca... Dove va? Tu scherzi, ma sta diventando difficile prenderla, eh? Presa! Ma porca miseria! Presa! Di nuovo e... Tagliamogli la strada! Fermo, no, 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 fermo. Porca miseria. Fermo lì. Presa, porca miseria. Presa la palla di pelo. Torna subito qui. Ma è diventata... Ah, scimmia sbagliata, ma porca miseria. È diventato Ape Escape sto gioco. Ci ha guardato pure... Ma dai. Effetti speciali. Oh, no, il diamante. Sono rovinato. Una favolosa fortuna svanita in un istante. Beh, mi sa che devo andare a salvarlo. Boh. Supera Porchi e Speedy. Ah, ok, proprio da capo di nuovo per la stessa volta. Noi abbiamo un martello. Dunque, rifacciamoci il percorso. Ok, immaginavo, onesto, che Bugs Bunny facesse il doppio salto e fa... Wow, che bel colpo. E vibra per avvertirti che ci sono dei tesori nascosti. Scava per... peccato che sull'emulatore non vibri. E come faccio a... Come faccio a scavare? Ok, alla fine ce l'ho fatta. Dovevo saltare e poi premere il tasto per abbassarmi. Perfetto. E tutto ciò è solo per monete? Basta? Ed essendo un coniglio posso stare sottoterra senza nessun tipo di pericolo tutto il tempo? Ah, che bello, finalmente soldi. Però immagino che ovviamente posso farlo solamente dove c'è la terra. Perfetto. Posso fare anche la rotolata. Ma che figo. Oh, ma quanti soldi che ci sono in giro. Più che altro non vorrei che ci siano anche delle statuette. Il vero problema è che stavo cercando di attivare la vibrazione sull'emulatore, ma a quanto pare quei controller, anche se supportati su PlayStation 3, la vibrazione non si può attivare. Ahia, sono stato investito. Ok, dobbiamo trovare un modo per passare, vero? Le porte camerini sono dappertutto. Ok. Per avere nuovi poteri. Oh, quindi mi servono i soldi. Ho trovato un modo per velocizzarmi. Ehi, ehi, ehi. $50 per cosa? Allora, che ne dici? Ho capito. Usa il costume hula per distrarre i cattivi creduloni. Tra l'altro, ecco, guarda. Ecco qua, dai che vado più veloce. Oh, aia, ci ho sbattuto contro l'albero. Eccomi qua. Ma stai zitto. Aia, ma per quanto devo distrarlo, scusami. Quindi? Oh, l'abbiamo distratto finalmente. Dovevo aspettare che finisse l'animazione, insomma. Un ricco, famoso, geniale e affascinante divo del cinema è passato sottoterra. Ma poverino. Ok, quindi ora che abbiamo Bugs, possiamo doppio saltare di sopra. Perfetto, ok. Ok, posso... Ulla.
le possibilità illimitate di girare dove cacchio voglio, eh. Io intanto mi faccio, esatto, qualche giretto per vedere che cosa troviamo. Se potessi aiutarmi a uscire te ne sarei grato. Sì, sì, sto arrivando. Non ha nemmeno un po' di pazienza. Aia, ma c'è anche il danno da caduta, che male. Bugs può fare il doppio salto, ma va? Davvero? Ma è questo? Il vecchietto? C'è anche guai? Adesso chi comanda, eh? Dove prende le busture, Stick? Madonna mia, quanto ci vuole? È stato difficilissimo, eh. Ok, cerchiamo di evitare di incontrare la gente inutilmente, allora. Io intanto continuo a saltare in giro. Poi vediamo dove dobbiamo andare. O meglio, so già dove devo andare, però. Ecco fatto, grazie. Usare lo spam per abbassarsi mi fa guadagnare un sacco di velocità. Ecco, però ogni tanto anche un po' di danni. Oh, aspetta un attimo. Dovevo provarci già anche da prima, eh. Ah, è finita. Oh, scusami. Non... Ah, ok. Devo aspettare che mi fa lui il getto, perfetto. Quindi dobbiamo andare a salvare Daffy. Arrivo. Eccomi qua, compagno di una vita. Sì. Se solo potessi uscire anch'io. Grazie, vecchio amico. Sei una star. Certo, non grande quanto me, ma comunque pur sempre una star. Eh beh, certo. Ci vedi che succede ad aiutare certa gente? Sono perduto, Bugs. Ci sono manifesti con la scritta Wanted con il mio nome ovunque. Sono un papero ricercato, condannato a vagare furtivamente, sempre in fuga, sempre alla ricerca di quell'uomo senza una mano. Non stanno mica cercando me. Ho un'idea grandiosa. Potrei distruggere tutti quei manifesti e renderti un papero libero. Certo, come no. Papero ricercato. Che avrà combinato stavolta? Ma quindi in sostanza, anche se mi faccio beccare tra virgolette, non succede nulla. Beh, oddio. Prima però il poliziotto. Ah, mi stanno inseguendo, vai via. Ma mi seguono per davvero, ma basta. Io intanto, ecco appunto. Vuoi vedere come faccio a fare Speedy? Eccolo qua il perché faccio chiamare Speedy. Perché io rotolo e vado via. Ecco come faccio. Ecco fatto, stupido Speedy Gonzales che cerca di fregarmi il lavoro. Sono io quello veloce qui, sono io la velocità. Chissà se era ricercato già prima dell'affare Acme o se è successo dopo. Ehi, altri 5 centesimi. Perfetto, io intanto siamo già a 3 manifesti. Io qua non ne vedo più, però stiamo attenti a Speedy Gonzales. Ecco qua, grazie. Allora, stiamo attenti. Via, 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 via. Al vecchietto che mi insegue. Mentre... Papero ricercato. Ma non mi somiglia neanche un po'. Nonna, ciao. Ma parecchio freddo qui dentro. Qui dentro dove, nonna? Sei fuori. Sei fuori all'aperto, nonna. Ecco fatto, grazie. E... Sai, sono molto più bravo di te a scavare, Daffy. Quello è vero. E ecco, dai, passa però. Perfetto, andanzia. Ma c'è Gatto Silvestro. Gatto? Lascia in pace, Titti. Il suonatore di tamburo che alloggia nel mio cervello e pregato di piantarla. No, poverino. Oh, me l'abbiamo fatto esplodere. Ehi, un soldo. Un soldo. I semi. Oh, aspetta, questa non si rompe? No, a quanto pare no. Posso spostarla? No, è semplicemente dura. Ma... Cerchi guai? Forse è meglio evitare. Per rotolare premi R1 mentre corri. Ma va, davvero? È quello che ho spammato fino ad ora. Alla madonna, ma... Era lento fino a prima e adesso è partito a 200 all'ora, sto vecchio. Ma scusami. Ehi, ciao! Ragazzo, tu hai la forza di un bue e l'intelligenza di un bue. Vabbè. Prendimi pure... Per il culo. Ecco fatto, perfetto. Sai che secondo me non ci arriviamo a tutte quante le statuette? Ehi, uomo pollo, come butta? Uomo pollo. Povero ricercato, potevano almeno metterci il mio profilo migliore. Povero tesoro. Beh, abbiamo appena trovato un lingotto d'oro, voglio dire. Oh, aia. Ecco fatto, grazie. Vediamo se qua sopra c'è qualcosa. No. Attenzione al fotografo.
Tutto un tratto mi è pesato. Ok, me ne mancano solamente due. Ok, ma in tutto ciò mi mancano ancora due poster. Mi mancano due poster, Duffy. Dove cacchio sono? Eccone qua uno, però. Ok, ne manca solamente un altro. Oh, ho trovato una statuetta sottoterra. Eccolo qui, finalmente. Oh, porca miseria. Adesso ci torno da Duffy un attimo. Eccomi qua, finalmente, Duffy. Oh, puoi uscire. Esci? Oh, che cacchio. Ma da dove è uscita la... Ah, è quella che avevamo nascosto prima. Un'altra vittoria per Duffy Duck. Certo, come no. Quindi ora? Che meraviglia, tutte le volte che piove, piovono scimmie dal cielo. Ah, con L1 facciamo lo zoom. Ah, presa la scimmia ora. Una fortuna persa. Ma dai. Ho perso il diamante, un futuro colmo di lusso e sicurezza. Non ti preoccupare, Duffy, dobbiamo solo consultare la mappa. Guarda. Quale mappa? Ah. Eccolo là! Vediamo dove è a terra. A Parigi. Che meraviglia! Parigi, la Francia! Allegra Parigi, tutta di baschi, fonduta e gobbi! Che posso farci? In alcune zone d'Europa sono considerato un re! Parigi! E di corsa anche! Accetti assegni? Ma dai! Per tutta la mia piuma, è una rapina! Come la tiriamo fuori tanta grana con lo stipendio che prendiamo come stelle di Hollywood? Beh, c'erano soldi sparsi dappertutto lì dentro. Davvero? Porca miseria! Ok, perché non afferri un po' di quei soldi da solo, amico? Io credo che mi limiterò a farti il tifo da qui dietro, perché da qui si ha una migliore prospettiva di vita. Se vuoi fare una pausa, basta che azioni il cambia cartone, semplice, no? Questo è certo, Duffy. Dovremmo prendere anche tutte quelle scimmie vaganti. Con quel diamante magico in circolazione non si sa che potrebbe succedere. Eh beh, non si sa mai, no?